A Torino, negli ultimi decenni, si è ritornati a festeggiare con sfarzo e solennità una data che in effetti non è mai stata dimenticata, il 7 settembre. In quella ricorrenza, nel 1706, Torino si liberò dall'assedio dei franco-spagnoli che durava da ben 117 giorni. All'incrocio di via Cernaia con Corso Galileo Ferraris, sullo spiazzo innanzi al rimasto maschio della cittadella, troneggia il bel monumento all'eroico Pietro Micca. Con Torino assediata, il minatore biellese, detto Passepartout, accortosi di un'infiltrazione nemica nelle gallerie della cittadella, non esitò ad accendere una corta miccia per far brillare le polveri così da provocare il crollo delle gallerie, sacrificando però la sua stessa vita. Pietro Micca fu il simbolo della resistenza torinese e della vittoria contro il nemico. La rievocazione inizia al Museo Pietro Micca, omaggiando i caduti del 1706 dei due schieramenti. Come tutti gli anni ci vediamo qua prima di iniziare la commemorazione della battaglia per ricordare qua al museo i caduti che ci sono avvenuti durante l'assedio di Torino. Abbiamo le gallerie che si porteranno alla Scala di Pietro Micca, che è il motivo stesso dell'esistenza del museo, e abbiamo anche il piacere di avere una lontana parente del Pietro Micca, l'avvocato che è venuta a trovarci e che fa parte dell'associazione. Yeah. E quindi questo, poi ricordiamo anche quello che ha fatto il generale Moretti, che si deve a lui se esiste il museo, se il museo è stato aperto. L'anno scorso abbiamo commemorato il cinquantennale della inaugurazione del museo. Bene, cogliamo quindi questa occasione per iniziare le nostre celebrazioni con una deposizione con la colonna bianca per i caduti francesi che sono trovati alla morte nell'accesso durante l'esplosione della scala attivata da Pietro Micca, e successivamente poi con una corona di fiori rossi che riporta il colore della bandiera sabauda nel luogo dove è stato ritrovato il corpo di Pietro Micca. Allora, diamo pure inizio alla deposizione della corona. Sediamo. Le Pluton, presente, vosa, un, due, qua. Destra. Entri qui. Allora lei deve, non vedo più che deve agganciarlo là, guardi. Sono quello che lo metto? Sì, lo prendo. Sì. Allora adesso potete anche fotografare. Sì, lo lasci pure.
Ora un momento di raccoglimento ai caduti francesi. Riposo. Procediamo allora per ecco, i 40 passi sono qua, sono. Per cui metà. Allora. Cominciamo. Diamo un attimo, un momento di raccoglimento. Ieri quando glielo ho dato mi ha detto quindi facciamo questa resa degli onori al confalone che io faccio fermare un po' dietro e vi do tempo di schierare. Quindi... Grazie.
fatto una novena per chiedere la liberazione dalla città da questo momento di guerra, e proprio l'8 settembre 1706 avvenne questo grande dono per questa città. Nella commemorazione del 1706, chiedere la benedizione attraverso la preghiera che Maria compie per la nostra città di Torino. Il Signore custodisca tutti voi sotto la sua protezione, e per la potente intercessione della Consolata chiediamo su tutti noi e sulla nostra città la benedizione del Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo. Genoux à terre, chapeau bas.
mio piccolo pezzettino. Attenzione alle mie. Ciao, tutto bene? Ciao, tutto bene? Droit.